Oh, chi è quel coso blu? È Nub Nub! Il contrario di Bam Bam! Come Ickle è il contrario di Loki. Questa è la zona di Stinger Flynn. La medusa tutta tentacolosa che col suo tentacolino raggiunge... il tastino del mi piace. Voi l'avete già messo? Mi ricordo che qui c'erano delle palle di cannone giganti. Woohoo! Boom, 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 boom. Stanno arrivando dei mi piace esplosivi, eh. Qui chi c'è? La scimmia gigante amichevole, eh? Costerà qualche Bobux? Certo che costa Bobux. Ma noi di scimmia ne abbiamo già una. Si chiama Locchino ed è nostro figlio. Sì, non urlare, non urlare. Ti do una banana per farti star zitto. Non dico dove te l'hai in filo, però. Siamo in un condotto di ventilazione. Attenzione, perché qui sento delle risate. Sarà Nub Nub, quel Nub di cac. Ah, qua vogliono farci spendere tutto. Per cosa? Per degli animaletti a forma di lumaca, tutto pieno di sangue. No, Jumbo Josh, stammi alla larga. Cosa sta facendo? Sapete che Jumbo Josh odia gli ascensori? Oh, è un ologramma. Vogliono spaventarci. Continuano a dirci: torna indietro, scappa, torna indietro, girati. Vogliono farci credere che dietro di noi ci sia Nub Nub. E invece c'è Bam Bam davanti a noi. Sì, c'è Nub Nub. In questa porta posso entrare? C'è la maniglia altissima. Non posso entrare, c'è una porta rossa dietro me, la porta di Bam Bam, super segretissima. Dietro di te, girati. Dietro di te, dietro di te, girati. Non ce la faccio più, mi sta venendo un torcicollo. Non c'è niente dietro di me, ok? Non c'è niente. E se ci fosse qualcosa? Non lo so. Perché ci è pieno di ascensori rotti? Jumbo Josh, perché odi gli ascensori? Cosa ti ha mai fatto di male? Infatti, se vedete, in Garten of Bam Bam, le scale nessuno le ha mai toccate. Perché nessuno tocca le scale? Cos'è questo complotto contro le scale? Discriminazione di ascensori. Come mai tutti distruggono gli ascensori in Garten of Bam Bam? Oh, ma qui c'è Opi l'uccello. Ci saranno delle uova segrete qua attorno in qualche... guardate un po'. Posso usare il mio... Sì, questo è un pulsantino. Posso usarlo per dirgli di andare lì? Abbiamo Robotino. Robotino? Robotino sta svolazzando. Col pulsante gli diciamo: vai lì. Non va. Deve essere più complicato di quello che pensiamo. Ha solo un pulsante, questo bottone, questo telecomando. Ma eppure non riusciamo a farlo funzionare. Qui qualcuno ha staccato dalla parete questo. E oh, si è illuminato, è diventato rosso. Vuol dire che non abbiamo la tessera gialla. Dovremmo forse trovare le tessere? Chi lo sa? Riprendiamo Robottino. Robottino, stai tranquillo, stai con noi. Qua ci stiamo avvicinando alla zona della lumaca gialla. Quando lei ha gli occhi vicini non ti devi muovere. Quando invece ce li ha più separati e non ti vede, puoi passare, puoi correre. Ora dobbiamo stare attenti a non essere spiaccicati come una sottiletta dentro queste porte. Cos'è questo rumore? Qui, eccolo. Quella faccia lì. E quella è la creatura dell'abisso. Non voglio spoilerarvi troppo, ma se guardate i video di Garten of Bam Bam capitolo 2, riuscirete a capire di cosa sto parlando. Quella non lo voglio guardare troppo negli occhi, perché c'è una leggenda che si dice che se la guardi troppo negli occhi succede. Non voglio dirlo. Ma abbiamo finalmente sorpassato questo ponte giallo che a me fa tanta, tanta paura. Qui ci stanno dicendo in tutti i modi di tornare indietro e non oltrepassare questo posto. Ma io voglio passare. Fatemi passare. Forse dobbiamo andare qui, dove c'è questo mega scatolone. Posso usare lo scatolone? Aia, aia, la testa. Ho battuto la testa. Questa forse è una parte che ancora non abbiamo visto del capitolo 3, cioè la prigione dove mette i cattivi bambini lo sceriffo Toadster. Lui è uno sceriffo, vedete, c'è anche la stellina da sceriffo. È un poliziotto. Ma questa prigione qui, oh oh oh. Oh, 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 sì. Qualcuno mi sa che è scappato dalla prigione di Bam Bam. Vedete quello? Quello è Nub Nub. Il contrario di Bam Bam. E Stinger Flynn, la medusa, ci dice: trova il condotto. C'è un condotto, penso di averlo visto. Ma il problema è che c'è Nub Nub lì davanti. Dobbiamo riuscire a trovare il condotto per arrivare dall'altra parte. Cosa c'è lì? Dobbiamo andare in quella cella. Ma forse qua c'è qualcosa che non abbiamo visto. Oh, abbiamo trovato qualcosa. E avevamo la chiave gialla. Guardate un po' qui. Abbiamo aperto una porta dalla telecamera di sicurezza. Abbiamo visto che possiamo passare lì, in quel condotto di ventilazione. Grazie, lumachina. Sì, ciao. E qui cosa c'è invece? Niente. Dobbiamo riuscire. Aspettate, dov'è Nub Nub? Eccolo ancora lì, Nub Nub. Dobbiamo salire su questo tavolo. Ma aspettate, ma è vivo? Ah!
è un dipinto sulla parete. Sembrava vero. Pensavo fosse il vero Nab Nab. Invece volevano solo spaventarci. Forse dovremmo scendere lì sotto. O forse no. Questo è quello che si vedeva nelle telecamere di sicurezza. E adesso c'è una stanza piena di laser. Sapete che io odio i laser. Ma non quando costruisco case sicure. Potremmo fare una casa sicura contro i mostri di Bam Bam. E ora? Perché c'è un pavimento bianco e uno rosso con una X? Perché sono andato su quello rosso con la X? Sono stupido. Andiamo su quello bianco. Aspettate, la X è dove cadevano e venivano distrutte le cose in Garden of Bam Bam 2. Quindi dobbiamo andare dove non c'è la X. Ma io sono più che sicuro che dovremmo usare il nostro robottino per schiacciare quei pulsanti. Sono più che sicuro. Ma, ma che è viva? C'è una lumaca lì? Che schifo. Si è spiaccicato. No! Sotto c'era Opila Bird, l'abbiamo spiaccicata con l'ascensore! Aiuto! È sopra la nostra testa, potrebbe schiacciarci a noi adesso. Un po' di M&M's e pausa merendina. Potete mettere un mi piace durante la pausa merendina e dirmi la merendina che vi piace di più. La mia preferita sono gli M&M's! Buonissimi! Laboratori di Bam Bam. Ma c'è una creatura verde gigante. Che cos'è quella creatura lì? Dobbiamo attraversare questo abisso. Lì c'è la stanza dei camerini. Dobbiamo andare lì a cambiarci i vestiti. Forse dobbiamo metterci una tuta più adatta. Questo si attiva? Sì, si è attivato. E cosa abbiamo aperto? Sì, abbiamo aperto dietro qui la doccia. Uno di questi era rotto, c'era un passaggio segreto. Noi ci passiamo e siamo nelle docce. Docce di persone molto, molto alte. Te? A caso abbiamo scoperto sto posto. Stavo solo guardando le docce. Qui forse possiamo passare. No, accesso negato. Ci serve un altro tipo di tessera. Va bene, allora torniamo sotto qui. Sotto le docce, dove troviamo i grumi di capelli, gomitoli, schifosi. Oh, oh, è pipì o acqua? Non lo so, sembra troppo pulita, ma questi tubi sembrano fatti di pipì incrostata. Che schifo! Guardate quante cascate! Questa zona non c'era in Garden of Bam Bam. Forse loro sanno qualcosa che noi non sappiamo. Saranno sicure queste grate? Sembra che cadano da un momento all'altro. Pulsanti rossi. È un pulsante? No, non sono solo piattaforme. Meno male che non è un pulsante. Se era un pulsante, sapete che la prima regola è non schiacciare mai i pulsanti rossi. Sono morto dallo spavento. Non dobbiamo toccare questo liquido strano. Forse un liquido che ci trasforma in bambanini. Abbiamo chiamato così questi mostri. Non si sa ancora il nome di questi esperimenti. Nei fogli del laboratorio che abbiamo trovato in Garden of Bam Bam 2 abbiamo visto che si chiamano casi. Tipo caso umano, no? Che questo è un caso bambanesco. Queste uova di Opila non servono a niente. Sì, abbiamo trovato uova opile segrete di burro pinata. Quindi abbiamo trovato qualcosa. Abbiamo trovato qualcosa di segreto. Era un easter egg quelle uova. E questa zona? Non me la ricordo. Che zona è questa? No, sì che me la ricordo questa zona. Oh mio Dio. Spaventoso Octo Testa Pet. Questo qui lo vorrei tanto se costasse poco. Costa solo 36 Bobox, ma cosa aggiunge? Non lo so. Solo che io voglio un piccolo amico blu pallino con degli spuntoni molto cattivi. Perché non ce l'ho? Ho pagato 36 Bobux per niente. È uno scam! Mi hanno appena scomodato. Datemi il mio pettino blu. Volevo il mio pettino blu per solamente 36 Bobux. Possiedi già questo oggetto? No, ma non è vero. Ma non è vero. Io non ce l'ho. Aia! Cos'è? Perché questo prato è radioattivo? Non posso toccarlo. Dobbiamo andare su questo tronco. Dovevamo andare dentro questo condotto di ventilazione. Come ho fatto a non accorgermene? Come ho fatto io che noto tutto? Cos'è sta roba? Non lo so, non voglio... Coralli? Dobbiamo entrare dentro un acquario. Io non mi ricordo di nessun acquario, ma qui ogni cosa ci dice di fermarci, di non andare oltre. E cosa posso fare? Tornare indietro? No, perché dicono... Cosa? Bam Bam dietro di te. È veramente dietro di me. No, non è dietro di me, ma perché continuano a dirmi che è dietro di me? Stai lontano. E poi c'è una freccia che indica qua. Ma ci dovrebbe essere qua. Perché c'è una freccia che mi indica di andare lì, 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 lì? Forse dietro di qua? Forse dietro questa porta c'è Bam Bam. Ma noi non possiamo passarci se non attraversando questo bunker. E ora, in questo tunnel sotterraneo possiamo andare a vedere. O forse no, perché è bloccato l'accesso. Guardate quanti ce ne ho. C'ho i pet. Che schifo. Ma non posso neanche vederli. Ma cosa sono sti cosi? Abbiamo un
piccolo pet aiutante di Nub Nub, che non so cosa faccia perché siamo in cima, eravamo sopra il megafono. Non ci credo, potevo passare, sono un idiota. Ma... sono qui da un'ora cercando di passare, non riuscivo a passare. Siamo forse nei laboratori, qui scopriremo i segreti. Guardate, è la prima volta che riusciamo a vedere, anche se da lontanissimo, Stinger Flynn. Ciao Stinger Flynn, ciao tentacolino. Qua, entriamo in una porta e con la testa non riusciamo ad aprire. Aiuto, 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 chi è che sta chiedendo aiuto? Andiamo, andiamo, bling, bling, bling. Oh, l'osservatore. Chi dovrebbe essere l'osservatore? Voi lo sapete? Aia! Sembra che qualcuno sia rimasto in questo posto tantissimo tempo. Ci sono delle orme che ci dicono di schivare queste batterie. Le batterie sapete che dopo un po' diventano esauste, si esauriscono e diventano pericolose, diventano tossiche. Bisogna sbarazzarsi delle batterie. Forse quelle batterie ci stavano uccidendo. Uscita, uscita. Eppure, oh mio Dio, ho spaccato tutto. Qui dovremmo affrontare forse... lo sceriffo Toadster. Sento delle risate brutte, credo che sia Bam Bam. Questo è un materasso, chi è che dormiva qui? In realtà siamo quasi a metà. Ma aprendo questa porta non c'è niente. E in caffetteria mi potrei fare un bel cappuccino. No, devo soltanto saltare su queste tavole colorate. Qui posso aprire? Neanche qui posso aprire. Ma posso prendere uno scivolo? No, è sempre un'immagine. È sempre solo un'immagine. Aiuto! Mi sono incastrato. E infatti c'era scritto pavimento bagnato. Ah, non è qua il pavimento bagnato. Beh, è certo che non è proprio intelligente fare una sala da pranzo o una mensa con un mega acquario gigantesco. Se si fa una piccola rotturina nel vetro, croc! Avrei da mangiare in mensa. Ma il bere? Avrai anche da bere, eh? Con un po' di mangime di pesci. Dobbiamo stare attenti in questo tunnel. Queste orme non mi piacciono. Forse sono le orme di Ban Ban. Anzi, di Nub Nub. Non capisco cosa serva tutta quest'acqua. Dove ci stia portando? Forse scopriamo più segreti su Jellyfish, la medusa, Stinger Flynn, quell'arancione coi tentacolini. Di lei non si sa ancora nulla! È lei, sono i suoi tentacoli! Sì, stavamo andando proprio in quel punto lì. Dobbiamo saltare questi tentacoli schifosi. Guardate come li muovi. Schifoso, schifoso. Via, via, via. Non voglio più saperne. Liquidi tossici. Pesci morti. Tutto radioattivo. È tutto morto qui. Scappiamo più velocemente possibile. Come controllo la tua connessione? Ero quasi arrivato alla fine. C'era Bam Bam. Mi ha disconnesso. Devo rifare tutto. Non ci posso credere. Eccolo. L'ho visto adesso! È proprio qui! Brutto schifoso Jellyfish! Ma perché lo chiamo Jellyfish quando si chiama Stinger Flynn? Perché in inglese Jellyfish vuol dire pesce gelatina, cioè... Medusa! Eccolo! Bam Bam sta per premere un bottone! Finalmente! Non mi disconnettere, perché anche prima qui mi ha disconnesso! Oh mio Dio! Avete visto? Più mi avvicino, mi vuol far cadere! Brutto maledetto, ti vengo a prendere a bottonate! Vuol far cadere, va bene, allora sai cosa? Io cadrò. Apri, apri pure. Dai, apri. Non apri più. Ah, ecco, aperto. Wow! Wow, ce l'hai proprio fatta a farmi cadere. Era il tuo piano e ci sei riuscito. Sì. È intelligentissimo Bam Bam. Era una trappola super formidabile, eh. Ma Bam Bam, in realtà abbiamo capito che non è del tutto cattivo. Questo tappeto sì, però. Siamo nell'aula medica. Vi ricordate tutti i Captain Fiddles di tutti i colori? Questa è l'aula medica. Dovevamo estrarre il liquido schifoso da ognuno di loro. Da ognuno di loro colorati. Attenti a queste trappole che nel gioco originale non c'erano. Attenti a queste barelle. Qui c'è un Captain Fiddles col culetto per aria. Cosa starà aspettando? Un'iniezione? Una siringhetta sul culettino? Chi lo sa? Anche questo sta aspettando una bella iniezione. No, 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 no. Questo ha passato una brutta serata. Anche quello lì mi sa che ha passato una brutta serata. Ma d'altronde gli amici servono a questo. Ed è per questo che lui, Captain Fiddles arancione, li ha riportati tutti a casa. Oppure no? Uah! Ma perché ogni volta credo che siamo arrivati alla fine? No, aspetta! Questa è la fine! Ci sono le morph! Ma funzionano? Non ci posso credere! C'è la morph! Voglio lui! Voglio la morph! Siamo diventati lui! Ma non possiamo vederci però! E siamo all'inizio! Chiunque cadrà qui
vedrà un nab nab. Noi non possiamo vederci, ma io e voi possiamo vederci invece la prossima volta su Garden of Banban 2, su Minecraft, su Roblox, su GTA. Chi lo sa? E ciao!